Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con la nuova bambolina per fare le prime modifiche upgrade e ho deciso di portarvele sul canale per rendervi partecipe anche sul cambiamento estetico e necessario, perché quello che andremo a installare sono delle protezioni come gli Stomp Grip, che nel caso qualcuno di voi non sapesse che cosa sono delle plastiche con dei pallini che servono ad aumentare l'aderenza della tuta sul serbatoio. Servono per i piloti professionisti in fase distaccata non spostarsi e non perdere la posizione in sella. Servono nel mio caso per proteggere il serbatoio da quelle zone in cui la tuta va continuamente a strusciare su esso, appunto il serbatoio. Quindi evitare graffettini o anche usure della vernice e aloni strani che si possano verificare con il tempo. Insieme a questo, per lo stesso motivo e anche per un motivo estetico, è stato comprato un tank protector, quindi una protezione da serbatoio. Infine, abbiamo deciso di comprare tutta una grafica adesiva che, come potete vedere, è all'interno di questa scatolina qui. Sono decalcomanie e queste decalcomanie ricalcano la grafica della Suzuki Ryukyu, che non so se l'ho pronunciato bene, ma che vi farò vedere in questa immagine. Mi piace molto la grafica di questa Suzuki e ho deciso di prendere spunto da questa, perché già la moto, come potete vedere, scusate, qui ha delle sfumature blu, la base è nera, quindi ci sta molto con l'accostamento Ryukyu, e ho deciso di prendere appunto queste grafiche, ma non le utilizzerò tutte per intero, ne utilizzerò solo alcune, in modo da fare una cosa un pochino più personale. Infine, e questa è una spesa che mi sembrava doverosa, ho preso il portatarga Lightech. L'ho preso perché quello originale, a parer mio, gusto personale, è inguardabile. E quindi niente, abbiamo deciso di fare questa modifica estetica. Siccome ho fatto una cavolata, non ho preso insieme al portatarga Lightech la luce e il catadiottro. La luce e il catadiottro le ho comprate a parte in un negozio qui di zona e andranno un pochino adattati al portatarga Lightech. E quindi andiamo un pochino a vedere tutto questo lavoro a che cosa ci porta. Infine, cosa importantissima, ho comprato, perché l'ho trovato un'occasione, il faro del GSX-R1000R. Vi chiederete voi per quale cavolo di motivo? Perché il faro del GSX-R1000R ha i baffi a LED. Baffi a LED che sinceramente a me piacciono particolarmente e quindi ho deciso di implementare sul modello base. E sfatare un pochino il mito si può fare o non si può fare, andremo a vederlo insieme all'interno di questi video, che non so se saranno un video solo o una serie di video, però iniziano da adesso. Ok, ci siamo. La prima cosa che andremo a fare è rimuovere questi adesivini qui che ci sono sul serbatoio, che ci sono di serie, per due semplici motivi. Il primo, vabbè, che qui ci va il tank protector. Il secondo è che questi adesivi qui con il tempo possono creare degli aloni o insomma lasciare il segno sul serbatoio. Quindi andremo subito a rimuoverli. Come si fa? Prima degli Stomp Grip ci divertiamo con un po' di adesivi. Prendendo ispirazione un po' dalla grafica Ryukyu, abbiamo deciso di mettere queste due strisce qui davanti. Però, vista la grafica che già ha di serie questa moto e visto il colore che non è esattamente come il Ryukyu, perché il Ryukyu qui ha un carbonio nero più scuro, invece qui abbiamo un grigio antracite, abbiamo deciso di sostituire queste strisce bianche con delle strisce argento. Vi faccio vedere il colore, che è questo argento qui, che secondo noi si sposa meglio con il grigio antracite. Procediamo. Ok,
anche queste graffiche laterali, perché mi sembravano carine e si sposavano bene con la parte frontale anteriore. Quello che dovete sapere è che queste grafiche non è che le ho levate dalla scatola appunto e le ho attaccate qui e sono andate subito perfettamente, anche perché comunque la Riuyo ha una carenatura da pista che è diversa dalla carenatura stradale, e quindi è stato necessario riadattarle, in certi casi addirittura disegnarle da zero. E quindi ho deciso di farvi vedere come ho fatto a farlo. La premessa è che sicuramente utilizzando un plotter da taglio e affiancarlo a dei programmi di grafica informatica sicuramente sarebbe ottenuto un lavoro migliore, più preciso, insomma molto più professionale. Infatti io per fare queste grafiche qui non ho fatto niente di particolare, ma ho semplicemente utilizzato del nastro di carta spesso o sottile a seconda della grafica che dovete andare a fare, un semplicissimo lapis, un trincetto che comunque può far comodo, forbici a punta allungata e un righellino morbido, flessibile, e poi chiaramente l'adesivo che vi ho fatto vedere all'inizio. Iniziamo, vi faccio vedere nel dettaglio come ho fatto. Supponiamo di voler fare una grafica, ad esempio questo quadratino qua giù, cioè che questa striscia qui continui in questo quadratino qua giù della carena. Vi consiglio sempre di seguire le linee delle carene stesse. Si prende il nastro e si inizia a scocciare questa zona qua, stando attenti di non farli creare onde. Non importa essere precisi quando lo si va a staccare. Una volta che noi abbiamo ricoperto la zona che ci interessa, quello che si va a fare è proprio disegnarcela sopra. Nel caso in cui avessi voluto fare le due linee qua, semplicemente avrei scocciato una zona un pochino più ampia delle linee stesse, del disegno delle linee stesse che sarei voluto andare a fare. Quindi a questo punto, come vi dicevo, non vi rimane che disegnare, e seguendo le linee appunto della carena si potrebbe proseguire con con questa linea qui. Qui invece si cerca di rimanere al pari e noi creeremo tutto questo angolino blu. Ora non mi sto inventando niente di nuovo, cioè sto cercando di appunto ispirarmi alle grafiche della Riuyo. Non dovete essere precisissimi come se la stesse disegnando su Illustrator, anzi piuttosto vi consiglio di avere un tratto più artistico, cioè un pochino più spesso, un pochino più di ripasso, ok? Appena sarete riusciti a creare la forma che vi serve, non vi resta che staccare lo scotch di carta stando attenti, perché se tirate troppo tende a deformarsi, quindi dovete essere molto delicati. A questo punto diciamo che avete l'impronta di quello che dovrebbe essere il vostro adesivo. Non ci resta che trasferire il nostro disegno su un semplice foglio di carta, in modo tale che il foglio di carta poi possiamo andarlo a riporlo di nuovo sulla carena e eventualmente adattarlo con le forbici. Proviamo adesso ad appoggiare l'adesivo, quello che dovrebbe essere la dima, chiamiamola con le sue parole, la dima del nostro adesivo sulla carena, per vedere se va tutto bene. Andiamo a trasportarlo sull'adesivo vero e proprio. Una cosa molto importante, ad esempio, è che noi abbiamo lavorato ora su solo questa parte qui. In realtà abbiamo lavorato anche su questa, perché questa parte e questa parte sono speculari, ok? E spesso le carene delle moto sono sempre speculari, quindi basta lavorare su un lato specularmente l'adesivo e ritrovarsi esattamente l'adesivo adatto anche per l'altra parte. Ci siamo resi conto a questo punto, appoggiando l'adesivo sulla carena, che questa linea qua va leggermente addrizzata e lo abbiamo fatto con il righello morbido. Questo angolino qua va tagliato e lo abbiamo sempre fatto con il righello morbido, e invece questa parte qua va tagliata, però abbiamo deciso di piegarla in modo tale che rimanga bene il segno e possiamo poi tagliarla con le forbici. Thank you.
chiaramente, ragazzi, si può sicuramente fare un lavoro meglio fatto, sicuramente non sarà come affidarsi ad un professionista che vi fa le grafiche, però comunque si ottiene un buon risultato, si risparmia soldi e quindi se avete tempo potete anche provare a inventarvi questa soluzione qui per fare le grafiche. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi siano stati utili i consigli. Se non vi torna qualcosa o qualcosa non vi è ben chiaro, vi invito a commentare qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e se invece state guardando questo video su Instagram, vi consiglio di andare sul mio profilo, nella descrizione, nella biografia del mio profilo, perché lì potete trovare il link al mio canale YouTube e trovare tantissimi altri video che potete guardare come e quando vi pare. Ciao. Ah no, è vero. Buona. I'm alone.